Benvenuti nel mio canale dove imparerete a conoscere il Feng Shui e come armonizzare la vostra casa. Oggi vedremo più 10 minerali più consigliati per Feng Shui. Nel Feng Shui i minerali sono spesso utilizzati per creare armonia nella casa. I minerali ci attraggono per la loro straordinaria bellezza. Ma bisogna sapere che sono molto più che pietre preziose. Alcuni li considerano esseri viventi, io credo che possiedano una saggezza speciale. Se percepite la loro energia, vi renderete conto che non sono venuti da voi per caso. Ogni minerale si è formato nella Terra nel corso di miliardi di anni. Durante questo periodo sono stati testimoni dei cambiamenti avvenuti nella natura e nelle civiltà che l'hanno attraversata. Queste informazioni sono state immagazzinate nella loro memoria molecolare. Le proprietà curative dei minerali sono ben note, per questo vengono spesso utilizzate nelle terapie. La gemoterapia utilizza i minerali per equilibrare l'energia del corpo. I minerali sono anche ottimi alleati per la crescita personale. Quando scegliete un minerale, lasciatevi guidare dall'intuizione, che saprà indicarvi il minerale di cui avete bisogno in questo momento della vostra evoluzione. Una volta scelto e acquistato un minerale, la prima cosa da fare è pulirlo. Come si pulisce un minerale? Prima di utilizzare i minerali, è consigliabile pulirli a livello energetico, perché nel Feng Shui i minerali possono assorbire le vibrazioni dell'ambiente in cui si trovano, oltre a quelle dei loro portatori. Possono essere puliti con acqua, sia di sorgente che di mare o santa. Si consiglia di lasciarli immersi nell'acqua per diverse ore. Possono essere puliti anche con la vibrazione sonora. Se disponete di una ciotola per cantare, mettete il minerale al suo interno, su un panno, in modo che non rimbalzi. Fate suonare la ciotola in modo che la potente vibrazione del suo suono riequilibri energeticamente il minerale. Si può anche purificare con il fumo dell'incenso, in questo caso consiglio il palo santo o resine come il copal. Come e perché si usano i minerali nel Feng Shui? Nel Feng Shui i minerali vengono utilizzati per armonizzare gli spazi grazie all'energia che emanano e trasmettono da soli. Negli spazi contribuiscono a pulire, proteggere e potenziare l'energia del Qi, regalando ai suoi abitanti sensazioni di benessere. Per collocarli in casa, è consigliabile utilizzare pezzi più grandi, come geodi o druse. I minerali e le proprietà dell'elemento metallo. I minerali nel Feng Shui appartengono all'elemento metallo, all'interno del ciclo dei cinque elementi. L'elemento metallo è generato dalla terra quando si solidifica. Alcune proprietà dell'elemento metallo sono la ricerca spirituale, la determinazione, la saggezza e la perseveranza. L'elemento metallo è anche legato alle conquiste materiali e alla prosperità. I 10 minerali più utilizzati nel Feng Shui. Pietre di sale himalayano o lampade di sale. Le pietre di sale sono altamente raccomandate secondo il Feng Shui per le case a causa delle loro proprietà ionizzanti e per pulire l'aria dalle radiazioni in eccesso. Gli ioni negativi sono prodotti dalla natura e bilanciano e neutralizzano gli ioni positivi, che sono quelli che emettono radiazioni elettriche. Le lampade di sale sono consigliate in qualsiasi punto della casa, ma soprattutto vicino ai computer o dove ci sono molte apparecchiature elettriche, per pulire l'aria. Break, time uguale 0,5 secondi barra sono consigliati anche nelle camere da letto o nelle sale di meditazione, perché favoriscono il rilassamento. Questo perché la tonalità della luce che emettono assomiglia alla luce del sole al crepuscolo. Il nostro sistema biologico è sincronizzato con i ritmi della natura. La luce rosso-arancio del tramonto favorisce la secrezione di melatonina, che induce il rilassamento. Quarzo bianco. Un altro minerale altamente raccomandato per la casa secondo il Feng Shui è il quarzo bianco. Il quarzo bianco è un minerale con la proprietà di amplificare le vibrazioni. È adatto laddove si voglia attivare l'energia Qi, insieme ad altri minerali, aiuterà a potenziare le proprietà di questi ultimi. Il quarzo bianco ha anche la proprietà di trasmutare le energie,
sia quelle dello spazio in cui è collocato, sia quelle degli oggetti. In forma di druso, può essere utilizzato per pulire gli oggetti che vi vengono appoggiati, come pendoli, gioielli, altri minerali. Il quarzo bianco trasmette gioia e aiuta a connettersi con la propria luce. Ametista. È conosciuta come la pietra dell'anima. Come il quarzo bianco, nel Feng Shui è particolarmente indicato per trasmettere le energie e armonizzare gli spazi. L'ametista ha la proprietà di trasmettere sensazioni di rilassamento e di calma, e di favorire l'intuizione. È consigliato nelle camere da letto e nelle sale di meditazione, perché aiuta a calmare la mente e favorisce la serenità. Nel Feng Shui, l'ametista è legata alla prosperità, quindi è ideale anche nell'area Bagua dell'abbondanza e della prosperità. Quarzo rosa. Il quarzo rosa è la pietra dell'amore per eccellenza. Promuove l'amicizia e l'amore e ci insegna ad amare noi stessi. Secondo il Feng Shui, in casa aiuta a creare un'atmosfera calda, affettuosa e accogliente. Essendo un minerale legato alla dolcezza e alla tenerezza, può essere collocato nelle camerette dei bambini. Se vogliamo migliorare l'amore, è particolarmente indicato nell'area Bagua dell'amore. In questo caso è ideale collocare, ad esempio, due cuori di quarzo rosa per attrarre la coppia o rafforzare la relazione. Verde giada. L'antica cultura cinese ha venerato la giada per secoli. Nel Feng Shui la giada è considerata la pietra della salute e della longevità per eccellenza. È anche considerato un simbolo di saggezza e purezza. Viene utilizzato per l'equilibrio emotivo, poiché questo minerale trasmette calma e favorisce la guarigione e l'equilibrio mente-corpo. Si consiglia di collocarlo nell'area Bagua della salute. Lapislazzuli. Il lapislazzuli è la pietra della verità, in quanto rivela la verità interiore, incoraggiandoci a scegliere il nostro percorso di vita. Potenzia l'intuizione e la connessione con il proprio sé superiore. Ci aiuta a prendere decisioni. Favorisce l'espressione, la creatività, la visione dei sogni e la consapevolezza totale. È un minerale di colore blu, il colore dell'elemento acqua. Secondo il Feng Shui si consiglia di collocarlo nell'area Bagua della vocazione o della carriera professionale. Quarzo citrino. Il quarzo citrino è legato alla creatività, alle idee e alla vitalità. Si consiglia di intraprendere nuovi progetti. Inoltre, aiuta a prendere decisioni, perché dà sicurezza e fiducia. Aiuta a connettersi con le proprie guide e con l'intuito. Secondo il Feng Shui si consiglia di collocarlo nell'area Bagua della creatività. Tormalina nera. La tormalina nera è un minerale dalle proprietà uniche, grazie alla sua capacità piezoelettrica e piroelettrica. Ciò significa che può immagazzinare carica elettrica al suo interno e produrre energia quando riceve calore. Grazie a queste qualità uniche, è un minerale molto apprezzato fin dall'antichità. La tormalina nera ha la proprietà di assorbire e trasmutare le energie dense del luogo in cui viene collocata. Inoltre, aiuta a depurare e purificare l'ambiente in cui sono presenti molte radiazioni elettromagnetiche prodotte dagli apparecchi elettrici. È un trasmutatore per eccellenza delle energie a bassa densità che potrebbero colpirci nel nostro ambiente. Secondo il Feng Shui è particolarmente consigliato averlo in casa per generare un ambiente positivo e armonioso. Per le sue proprietà protettive, si consiglia di collocare una tormalina su ogni lato della porta d'ingresso. Si consiglia inoltre di posizionarlo nei luoghi in cui si trascorre molto tempo, sul comodino o sul posto di lavoro. Se mai dovesse accadere che la tormalina si rompa, significa che ha già svolto la sua funzione. In questo caso, è meglio non tenerlo più e sostituirlo con un altro. Shungite. La shungite è un minerale la cui composizione è unica sulla Terra. Esiste un solo luogo sulla Terra in cui si trova, la regione russa della Carelia. Questo minerale è stato scoperto dagli scienziati, che lo hanno classificato come un minerale della nuova era. Sebbene si sia formato circa 2 miliardi di anni fa.
È l'unico minerale che contiene fullereni, una sorta di forma molecolare del carbonio. Le sue proprietà vengono studiate nel campo scientifico delle nanotecnologie e persino nella lotta contro il cancro. Si consiglia di collocare la shungite nelle case a forma di piramide. Secondo il Feng Shui, è particolarmente efficace per minimizzare gli effetti delle radiazioni geopatogene, cioè quelle che generano disturbi tellurici come le acque sotterranee, le fessure geologiche e altre. Queste piramidi di shungite sono inoltre particolarmente indicate in luoghi con radiazioni elettromagnetiche causate da apparecchiature elettriche. Fanno da scudo alle energie nocive, ripristinando un corretto stato energetico. Le proprietà e i benefici di questo minerale sono talmente tanti che è stato definito la pietra miracolosa. È stato addirittura considerato come un buco quantico in grado di catalizzare, neutralizzare e trasmutare quelle energie dense o dannose che potrebbero colpirci. Ossidiana nera. Questo minerale è considerato la dea dei tesori nascosti. È un minerale con proprietà protettive. È anche un grande alleato della nostra crescita personale, poiché ha il potere di affrontare le nostre paure e di portare alla luce il nostro potenziale. È una pietra vulcanica che si forma quando la lava espulsa dai vulcani si raffredda rapidamente e si cristallizza. Questo minerale è stato venerato fin dall'antichità per le sue proprietà curative. L'ossidiana nera è un potente alleato della nostra crescita personale, in quanto agisce come uno specchio che ci aiuta a riconoscere le nostre paure e le nostre ombre. Sebbene riconoscerle richieda coraggio, è un passo essenziale per trasmutarle e liberarle. Come la turmalina e la shungite, ha la proprietà di trasmutare le energie a bassa densità, e, se collocate in casa, agisce come un eccellente protettore. Se siete arrivati fin qui, vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi chiedo di aiutarmi con un like e se vi piacciono i miei contenuti non dimenticate di iscrivervi. E fatemi sapere se avete domande.